Anche Spalletti vede crescere la pressione sulla sua squadra dopo le sconfitte contro Inter e Chelsea. Con la finale della Champions che si terrà a Roma, però, ci sono buone ragioni per cambiare direzione. È uno stimolo in più, è una motivazione in più a far bene, perché poi nella ricerca ci sarebbe quello di voler dare ai propri sportivi una soddisfazione importante come quella di riuscire a disputare quella partita lì, ecco. Però sappiamo quanto è difficoltoso poi arrivare in fondo a una competizione del genere. Spalletti spera di poter ridurre la distanza dall'Inter e crede che la sua squadra sia una delle favorite per questa stagione. In Italia ci sono 5-6 club che hanno sicuramente dei vantaggi di confronto nel resto del contesto del nostro scenario, ecco. Però queste 5-6 squadre tutte possono vincere, tutte possono poi avere il vantaggio in qualsiasi tipo di partita, ecco. E di conseguenza noi siamo dentro queste squadre e dobbiamo avere la convinzione di potercela fare e andare a confrontarci a testa alta contro l'avversario. Questo vuol dire continuare a giocare quel calcio spettacolare per la quale il club è conosciuto. Io sono convinto che giocando un buon calcio poi spesso si riesce a vincere le partite, per cui tenteremo sempre di lavorare in questa direzione, anche perché noi abbiamo giocatori tecnici, giocatori non fisici e riuscire poi a dare un senso, uno sviluppo a quello che è la nostra trama, a quello che è il nostro gioco, può agevolarci molto per arrivare all'obiettivo della vittoria. E con la presenza di giocatori come Totti, De Rossi ed Aquilani, la squadra viene guidata con orgoglio anche da veri romani. Sì, loro, conoscendo bene l'ambiente, riescono a dare probabilmente qualcosa di più, perché si fanno carico poi di quelle che sono le voglie e le volontà dei tifosi e dei romani. E all'interno dello spogliatoio sono d'aiuto, perché poi trasferiscono agli altri calciatori quello che è lo stato d'animo e quella che è la passione degli sportivi in città.